Questo è un video veramente di pochi minuti e fattolo buono. Però la cosa interessante è che ho l'aiutante, tra un po' io avrò le mani libere e ci sarà qualcuno che mi potrà riprendere, quindi vi posso far vedere esattamente le fasi di trapianto delle piantine. Se siete arrivati a questo punto, quelle le ho appena trapiantate, le devo ancora innaffiare, vedete? Se siete arrivati anche voi a questo punto e avete le piantine che cominciano a soffrire, adesso è il momento di vedere questo video, ovviamente, e vedere un po' quello che faccio io dopo per farle riprendere, per farle diventare poi così. Questa l'ho trapiantata la settimana scorsa, guardate che differenza rispetto alle altre. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Allora, le piantine cominciano a soffrire. Se avete visto l'ultimo video vi ho spiegato il perché. Nonostante abbia messo il solabiol, nonostante abbiano tutte le cure di questo mondo, 2 mesi nello stesso alveolo ed è naturale che soffrono, quindi è venuto il momento di trapiantarle, di ripicchettarle. Sono alte circa 10 cm. Queste le ho appena trapiantate, le ho tolte dagli alveoli che avete appena visto, vedete, devo ancora innaffiarle, sono un po' mogie. Ora passo il telefono alla mia aiutante e vi faccio vedere come faccio. Mi avvarrò soltanto di 2 componenti: il terriccio della Terflor e l'humus di lombrico. Questo è della Biotica, ho fatto un video in merito. Allora, uso in questo caso un vaso abbastanza grande, se è piccolo ci metto soltanto una piantina, vedete. Questo è un po' più grande, riuscirò a metterne 2/3. Il problema di fondo qual è sempre lo stesso: non ho spazio per mettere le piantine, quindi fare tanti vasetti singoli per me è un problema proprio di spazio. Con uno così riesco a metterne 3 e poi più avanti, quando sarà il momento, le trapianterò in pieno campo. Allora, un fondo di terriccio, di quello buono. In questo caso, vista la dimensione del vaso, metto 2 pugni, sono circa 15 grammi a pugno, ne metto un paio, mischio un po', poi continuo a mettere un po' di terriccio. Arrivo un po' a livello, nei vasetti piccoli metto solo un pugno. Ora, piano piano, piano piano, premo sotto l'alveolo e contemporaneamente tiro la piantina. Questa è un'operazione molto importante da fare delicatamente, perché vedete quanto è grande il panetto di terra. Se io tirassi soltanto con le radici che arrivano fino giù, sicuramente spezzerei qualcosa, la romperei. Così com'è, smuovo leggermente il terriccio, ma lo accarezzo in realtà. Visto che il vaso è molto grande, ne metto 2, faccio un foro, vado al fondo, copro anche il piano del panetto dove c'era la muffa, copro completamente. Qui che è grande ne faccio ancora uno. Ecco, magari prendiamo questo. Perfetto, dopodiché ancora un velo di humus di lombrico, ma proprio poco perché l'abbiamo già fatto. Arrivati a questo punto posso innaffiare abbondantemente. Per le prime 24 ore le piantine rimarranno così, saranno mogie, le foglie saranno cadenti. Ora le terrò qui in un ambiente protetto sotto le lampade per 24 ore, dopodiché le sposterò sempre in casa in un luogo diverso dal semenzaio. Può essere un davanzale col termosifone spento, può essere un luogo illuminato. Questo fino a quando la serra non sarà in grado di accoglierle, la serra fredda, perché attualmente, ci ho provato ieri, sembrava una bella giornata, ho messo le piante fuori, stanotte avevamo 6 gradi e mezzo. Voi capite bene che uno sbalzo dai 18-19 gradi a 6 gradi e mezzo le secchiamo nel giro di 24-48 ore. Non va bene, quindi le ho riportate in casa e queste seguiranno la stessa sorte, nel senso che le terrò in casa fino a quando la notte sarà un pochino più alta come temperatura. Vi faccio soltanto vedere un ultimo trapianto dove ci ritroviamo con 2 piantine, 2 o più piantine. Ecco, in questo caso ne abbiamo 3. Guardate, vi faccio vedere. Questo capita molto spesso. Bene, ci concentriamo adesso sulla separazione delle piantine. Piano piano, io queste le avevo inumidite prima, quindi il terriccio è un pochino più compatto. Vedete? Tiro
tiro le piantine, ma veramente delicatamente. Vengono via da sole. Ecco. A questo punto, qui ne possiamo mettere tre, quindi le facciamo tutte e tre. Un bel foro profondo, tutte le radici vanno al fondo. Scendo come profondità, arrivo qui. Quindi scendo ancora di un buon centimetro. Questo sui pomodori si può fare, perché un pomodoro ha la possibilità di far crescere delle radichette nuove ai lati del tronco. Ecco qui. Chiuderò il video tra 24 e 48 ore, vi farò vedere le stesse piantine che si saranno completamente riprese. Quindi anche queste diamo un po' d'acqua. Bene, ci rivediamo fra qualche ora, vi faccio vedere poi i risultati. Allora, sono passati 4 giorni circa da quando avete visto l'ultimo spezzone di video. Nel frattempo ha fatto brutto tempo, poi è migliorato, oggi è molto caldo. Allora, questi sono alcuni dei pomodori che ho trapiantato 10-15 giorni fa. Come vedete si sono ripresi tra loro, c'è qualche melone, eccoli qua, vedete. Il tempo adesso lo permette. Qui c'è il mio ventilatore che smuove l'aria all'interno della serra, è molto importante, se no abbiamo una cappa in alto di caldo e non va bene, insomma. Lo spengo la sera e lo riaccendo il mattino, devo mettere il temporizzatore. Abbiamo meloni, ecco qui abbiamo gli ultimi pomodori che ho trapiantato nel video che avete visto. Allora, eccoli qui. Eccoli qui, si sono ripresi praticamente tutti, anche le piantine più piccole come queste si sono riprese bene, dai, abbastanza bene. Queste le ho trapiantate qualche giorno prima, vedete, molte erano piccoline. Questa è una delle prime che ho trapiantato, erano piccole, poi sono cresciute e adesso non le tocco più. Se resistono così, tra un 20 giorni, un mesetto circa, le metterò poi in piena terra. Però nel frattempo poi queste continueranno a crescere, le dovrò poi sostenere con un sostegno, con un bastoncino. Ecco, vedete, qui abbiamo ancora i meloni. Mi sposto di qua. Qui abbiamo ancora qualcosa. Ecco, queste le ho trapiantate 4 giorni fa. Vedete che belle che sono. Sono delle bellissime piantine. Anche questa piccolina. Perfetto. L'unico mio problema qui è che sono alla mercé dei gatti, quindi dovrò costruire nei prossimi giorni sicuramente dei ripari con delle reti, una crocchia o un qualcosa, perché altrimenti i gatti sentono il fresco, ci si corricano sopra. E addio pomodori. Questa è una parte della mia coltivazione, sono veramente tante piante, molte le dovrò regalare, le regalo volentieri, insomma, a chi me le chiede. Speriamo che vada tutto bene, speriamo che continuino a crescere e speriamo che non vi siano più botte di freddo, perché quello che è successo 10 giorni fa, che siamo passati da 15 gradi a 6 gradi e mezzo, insomma è stata veramente una grossa botta, Me ne sono accorto il giorno stesso, quindi l'ho rimessa in casa, altrimenti avrei perso tutte le piantine. Grazie per essere stati con me, è stato un video veloce, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci rivediamo prossimamente, vi faccio vedere poi nel prossimo video un po' come ho sistemato la serra, c'è ancora molto lavoro da fare quindi non me la faccio vedere, e vi faccio vedere poi come stanno andando le melanzane, quelle piccole piccole che ho trapiantato qualche giorno fa. Vi auguro una buona giornata.